grazie dell'invito, grazie a voi di essere qua. E, quello che appunto già è stato anticipato è la storia di questa città che, come diceva il Presidente all'inizio, ha subito una grande violenza, ha subito una grande offesa. Ma perché era necessario raccontare questa storia? Perché fuori da Manfredonia questa grande offesa, questa emergenza è stata dimenticata. E quindi se tutti gli italiani conoscono Seveso e quello che è successo, in pochi conoscono la storia di questa città. E quindi era giusto raccontarla, ed era giusto raccontarla insieme ai cittadini e alle cittadine di questa città che facevano parte del coordinamento Ambiente e Salute. E infatti questo libro è un prodotto collettivo, nel senso che io ho preso l'onere e l'onore di scriverlo, ma è il risultato di un lavoro durato 3 anni e che ci ha visti, e uso il plurale perché appunto eravamo una commissione di ricercatori, lavorare insieme al coordinamento cittadino Ambiente e Salute, venire qua molte volte, confrontarci con loro e affiancare appunto lo studio che era necessario a livello epidemiologico sulla partecipazione, sulla popolazione, uno studio partecipato che appunto prevedeva il confronto con i cittadini fin dai primi passi della ricerca, nella stesura del protocollo, nella stesura degli scenari che si potevano evidenziare, delle loro implicazioni, e che ha previsto anche di ricostruire la storia di questa città, che ha subito quello che alcuni dei cittadini del coordinamento hanno definito proprio un danno ingoiato. E allora quando un danno viene ingoiato ma non viene poi affrontato, rimane qua. È necessario affrontarlo, è necessario raccontarlo per poter andare avanti. Anche la ricerca storica, appunto, si avvalsa del contributo di questi cittadini e di queste cittadine. Abbiamo raccolto le loro memorie con le interviste che hanno reso una complessità di questa storia che non può essere vista da una parte sola, perché in alcuni momenti è stata anche una storia conflittuale. Hanno partecipato condividendo i documenti che avevano conservato nelle loro case e definendo insieme appunto alcune categorie, alcune analisi che potessero illuminare i punti salienti di questa storia. E anche il titolo non è mio, è dei cittadini e delle cittadine del coordinamento che in una riunione hanno puntato, hanno messo l'accento sul fatto che in questa città non ci fosse stato solo l'incidente dell'arsenico del 76, ma appunto una catastrofe continuata, come vedremo. E come arriva l'Anic, come arriva l'Enic, molti di voi se lo ricorderanno. Questa era una città che è stata definita città di terra e di mare, nel senso che aveva una delle flotte pescherecce più importanti di tutto l'Adriatico, ma aveva anche una importante attività agricola nel territorio e di pastorizia. Arriva l'Anic nel 71 e viene qua, appunto, veniva anticipata all'inizio, e per una parte in una maniera un po' calata dall'alto. E il sottosegretario alle partecipazioni statali, Vincenzo Russo, era un ex dirigente dell'ENI. E quando si viene scoperto il metano su Appennino Dauno, in qualche modo si fa carico di far sì che la produzione, l'elaborazione di questo metano resti in questo territorio, portando il quarto petrolchimico italiano. Ora, è anche vero che questa era una terra di emigrazione, era una terra in cui io ho raccolto testimonianze veramente toccanti di ex operai dell'ENI che raccontano: io tornavo dalla Germania grazie allo stabilimento, tornavo da quell'inferno della catena di Mirafiori, quindi era una grande speranza questo stabilimento. E non c'è dubbio che la possibilità
necessità di impiantarlo qua è stata dovuta appunto a una volontà, diciamo, statale, a un ricatto occupazionale, perché appunto quando una terra è soggetta, subisce l'emigrazione, la miseria, arriva una fabbrica, produce uno sviluppo economico, non c'è dubbio, e che però è stato uno sviluppo che non ha generato un'autonomia, non ha generato lo sviluppo di ulteriori forze economiche endogene, e questo purtroppo questa città l'ha sofferto quando la fabbrica ha chiuso. Al contempo è stata un tipo di produzione che qui, come altrove, come a Gela, come a Pistici, come in altri petrolchimici, ma anche al nord, mi viene a pensare Porto Marghera, basava la sua competitività internazionale sullo sfruttamento delle risorse naturali e sull'azzeramento di tutti i costi ambientali. Va anche detto che non c'era la sensibilità ambientale che c'è oggi. Non c'era né da parte dei vertici statali né da parte dei vertici aziendali. Purtroppo non c'era neanche informazione nella popolazione. Perché questa città aveva reagito quando, prima dell'Enichem, era stata fatta la proposta di impiantare una centrale Enel. Perché a gas? Perché aveva capito che era pericoloso per l'ambiente e per la salute delle persone. Con il petrolchimico questa consapevolezza manca e non viene data informazione alla cittadinanza, assolutamente. Quindi diciamo, la reazione della popolazione, che era stata molto forte, abbiamo visto prima delle immagini proprio relative alle manifestazioni contro la centrale dell'Enel, perché c'era una consapevolezza diffusa, ecco, questa reazione effettivamente manca, perché dall'altro arriva il lavoro e si può tornare a casa dalle proprie famiglie, e dall'altro manca l'informazione. Appunto, il 26 settembre è l'evento più grosso, quello che ancora oggi in gran parte determina tanti degli effetti sulla salute e sull'ambiente. È stato recentemente anche nella letteratura scientifica dimostrato come l'arsenico sia non soltanto un veleno nell'immediato, ma un cancerogeno nel lungo periodo. Si parla di un tempo, viene definito di latenza, di 30-40 anni. Quindi dopo 30-40 anni da questo evento ancora si manifestano morti legate, diciamo, a questo evento, che ebbe un impatto enorme, e anche in questo caso mancò l'informazione. Non so quanti di voi ricorderanno che inizialmente i vertici dello stabilimento dichiararono che era vapore acqueo, e me l'ha confermato anche un'intervista a un ex dirigente dello stabilimento, che mi ha detto sì, effettivamente in prima battuta fu detto che era solo vapore acqueo, e fu soltanto la consapevolezza degli operai che in realtà era quello che era uscito dall'arsenico, che avvisarono il sindaco di allora, a far sì che venissero prese le prime misure di bonifica del territorio. Però non c'è stato solo l'arsenico, appunto quello che il libro vuole raccontare è che c'è stata una vera e propria catastrofe continuata che ha subito questa città. Ci sono state molte fuoriuscite di ammoniaca, di anidride solforosa, di gas nitrosi. C'è stato un incendio nel 78 nel reparto, diciamo, dei fertilizzanti, e nell'84 un incendio grossissimo al magazzino del caprolattame. E ho potuto intervistare un ex pompiere della squadra interna allo stabilimento che raccontava il pericolo enorme che ha corso la città, perché quell'incendio, oltre a sprigionare ovviamente gas pericolosissimi che fortunatamente per i venti in quel momento non si diressero sull'abitato ma più verso un'altra direzione, ma il pericolo grande fu che l'incendio arrivò a lambire tre grossi serbatoi di cloro che potevano scoppiare da un momento all'altro, e fu solo appunto grazie all'intervento di questa squadra di pompieri, poi mi raccontava appunto che arrivarono anche da Foggia eccetera per aiutarli, dopo molte ore riuscirono a spegnere.
C'è stato per 8 anni l'autorizzazione ministeriale per questo stabilimento a sversare in mare i residui della produzione del caprolattame. Anche qui si torna a quello che dicevo prima. In parte c'era una pressoché totale assenza di consapevolezza e di coscienza ambientale come l'abbiamo oggi, ma dall'altra parte c'era anche una volontà politica. Appunto, siamo a livello ministeriale, volta a favorire quella che era a tutti gli effetti un'industria di Stato, perché non subisse costi per il trattamento dei rifiuti industriali che produceva. Ed è proprio su questo che, ora qui si è spostata un po' l'immagine, il titolo è Una comunità resistente. È proprio su questo, sul fatto, sull'aver scoperto questo, diciamo, sversamento in mare dei sali sodici, di questo residuo industriale, grazie ai primi esposti delle associazioni ambientaliste e all'intervento della procura di Otranto, e grazie a, paradossalmente, un pericolo che arriva dall'esterno, la nave dei veleni, la Deep Sea Carrier, che la comunità prende consapevolezza di quello che stava avvenendo. Beh, appunto, si torna lì, la Deep Sea Carrier trasportava, era una delle navi che trasportava rifiuti tossici prodotti dalle industrie chimiche del nostro paese che fino a quel momento erano stati portati nei paesi africani, tra i quali la Nigeria. Io dico solo un nome, non posso dire altro, Ilaria Alpi. Non posso dire di più perché voi tutti sapete perché. Però è proprio grazie a questa nave che arriva, perché viene destinata per lo stoccaggio, lo smaltimento dei rifiuti contenenti, nel suo carico, a Manfredonia, è grazie a questa nave che la popolazione prende coscienza. E inizia a capire che non è solo la nave il problema, ma che purtroppo anche il petrolchimico sta inquinando e avvelenando la città. E è una comunità, quella che si risveglia nell'88-89, che in un primo momento insorge. Le famose barricate, avete anche dato fuoco al portone del Palazzo Comunale. Ma era una rabbia che si esprimeva perché tirava fuori, faceva emergere tutta la paura che in qualche modo questa popolazione aveva subito nel stare a poche centinaia di metri da un petrolchimico e che emergeva con forza. Dopo queste prime giornate impetuose e anche proprio di barricate, comincia una mobilitazione più pensata. Cominciano 2 anni in cui i cittadini di Manfredonia, in particolare le donne, iniziano a prendersi cura della propria comunità e si ritrovano qui a pochi metri da qua, nella piazza della cattedrale, per studiare innanzitutto, studiare i processi produttivi del petrolchimico e per capire come potersi opporre a questa fabbrica. Nella mobilitazione intervengono tutti. È una mobilitazione veramente cittadina e in un primo tempo coinvolge anche gli operai dello stabilimento, quella contro la nave dei veleni. E intervengono le associazioni, intervengono i Lions e i Rotary del tempo. Interviene anche la Chiesa con un manifesto che già allora, anche se ancora non c'era stata l'enciclica di Papa Bergoglio, però invitava a difendere il diritto alla vita e il diritto anche al lavoro e alla pace e invitava in qualche modo una comunità che iniziava a maturare il conflitto, perché questa opposizione poi al petrolchimico genererà conflitto nella comunità, invitava a affrontarla insieme invece, a prendersi cura in maniera unanime della propria comunità. Ho messo questa preghiera,
Poesia, preghiera di Anna Guerra, che è stata una delle donne quercia, delle donne quercia, per usare un'altra espressione delle donne del coordinamento, in particolare di una che è qui stasera, è stata una delle donne che è stata fondamentale nella mobilitazione cittadina, e arrivando con la sua iniziativa e seguita dalle altre donne di Manfredonia, fino a portare questi problemi fino al Parlamento europeo, alla Corte di Strasburgo, come vedremo. Appunto, le donne di Manfredonia hanno un ruolo fondamentale, perché per la prima volta escono dalle loro case, vanno in piazza e per 2 anni trasportano il loro prendersi cura come madri, come mogli della loro famiglia all'intera polis. Estendono la cura che è propria del loro ruolo di donne all'intera comunità. E lo fanno anche con una resistenza e una tenacia che non veniva mai a spengere questo lume. Appunto, sono state definite le vestali della terra, non spengevano mai il lume della protesta, della mobilitazione in difesa della salute e dell'ambiente, ma con la proposta di un rovesciamento, di rovesciare questo sistema economico che stava avvelenando la città e trasformarlo in uno sviluppo vivibile che avesse la vita al centro e non il profitto. Questa mobilitazione, che appunto dura 2 anni, molti di voi si ricorderanno, porta anche a una lacerazione della comunità, perché nel momento in cui alla fabbrica viene impedito di scaricare a mare i rifiuti tossici, la fabbrica, la prima cosa, i vertici dell'azienda, la prima cosa che fanno è quella di dichiarare la cassa integrazione e far agire il ripatto occupazionale. E quando centinaia di famiglie si trovano con la cassa integrazione e con la paura di perdere il lavoro, gli operai, molti operai, decidono che invece vogliono salvare la fabbrica e che la fabbrica non può chiudere. E quindi si determina questa lacerazione che, a mio modo di vedere, ma siamo qui per confrontarci, anche questa è una lacerazione imposta dall'alto. Anche questa è imposta dall'alto e diventa pervasiva nelle famiglie, divide le famiglie, divide gli zii che lavorano in fabbrica dalle nipoti che vanno in piazza a manifestare per l'ambiente. È lacerante nell'animo delle persone e crea quella che ancora oggi può rimanere una memoria divisa, cioè il fatto di non vedere in realtà questa storia come momento per una ripartenza comune. Perché anche i lavoratori avevano subito lenie nella loro salute. Avevano appunto ricevuto lavoro, ma in cambio di veleno, e molti di loro si sono ammalati e sono morti. Non avevano avuto alcuna informazione sui rischi che correvano, sia nella quotidiana produzione nello stabilimento, sia appunto durante tutti quegli incidenti che abbiamo visto. Questa è una foto dell'incendio del caprolattame nell'84. E avevano subito il fatto che in questa azienda continuassero a rimanere cicli produttivi non sicuri, mentre in altri stabilimenti della stessa Eni, che poi Monte Edison, eccetera, questi cicli erano già stati modificati. Qui c'è una responsabilità forte, perché quando si viene a vedere, studiando i documenti, che appunto l'incendio del caprolattame fu dovuto al fatto che ancora i sacchi di caprolattame venivano chiusi con la fiamma ossiacetilenica, e quindi a fiamma viva, e quindi si scatenò un incendio, mentre a Ravenna già venivano chiusi in maniera diversa, soluzione termica che si girava, sacchi senza fiamma, allora lì si pensa si poteva evitare questo incidente. E quando si legge che a Castellanza, un altro stabilimento petrolchimico della Montedison, l'arsenico nella produzione di ammoniaca, nella sintesi dell'ammoniaca, era stato sostituito con la glicina, che non è cancerogena, ecco allora che
una responsabilità emerge. Dei cicli produttivi che potevano essere resi più sicuri non lo erano stati, non erano stati modificati. Tutti voi conoscete la storia di Nicola Rovecchio, che la moglie Anna Maria ha definito una giustizia sospesa. Io qui mi limito a riportare a fianco la testimonianza di Anna Maria, che diceva non si sapeva niente del pericolo. Nicola, al giorno dello scoppio, ha fatto dalle 2 di pomeriggio alle 22 di sera, ha lavorato normalmente, non era tipo che raccontava quello che succedeva in azienda. Disse che c'era questa polvere verde anche nel refettorio, lì nella mensa, e quindi pulivano. Uno mica va a pensare, era chi comunque sapeva questa cosa che doveva tutelare i lavoratori. A fianco avete la sentenza, che voi tutti sapete, di assoluzione, che alla fine dice è noto come il tasso ematico di arsenico nella popolazione generale è fortemente influenzato dal consumo di pesci o crostacei marini. Non ho bisogno di commentare. Come vi dicevo all'inizio, questa lunga storia che io qui ho ripercorso solo brevemente e che è stata ricostruita insieme ai cittadini è parte di questa ricerca che era chiamata a raccogliere non soltanto le testimonianze, la conoscenza vostra del territorio, della vostra storia, le vostre esperienze, i vostri ricordi, ma era chiamata anche a ricostruire i dati epidemiologici e i dati sull'inquinamento dell'ambiente grazie a 2 fisici ambientali. Tutto questo insieme di dati che è venuto fuori nella ricerca ha fatto sì che e la Commissione insieme al coordinamento definissero che siamo al terzo scenario previsto dal protocollo di intesa. Questo terzo scenario che cosa prevedeva? Prevedeva e dimostrava che i risultati mostrano evidenti criticità nello stato di salute facilmente correlabili con l'inquinamento ambientale subito nell'area SIN di Manfredonia. SIN è il sito di interesse nazionale. Le implicazioni che avevamo definito insieme nel protocollo di ricerca sono chiare. Occorre una valutazione sulla permanenza degli inquinanti e un impegno attivo di monitoraggio e verifica delle opere di bonifica e riqualificazione ambientale. A questo siamo chiamati, a questo si sono impegnate le istituzioni cittadine e recentemente regionali che il 5 aprile sono venute qua a Manfredonia. Questo appunto, come anticipava Renato San Marco, è il SIN di Manfredonia per come è definito dal Ministero dell'Ambiente, sono i dati del giugno 2016, un sito di interesse nazionale bonificato al 18% nei terreni e allo 0% nelle falde. Avete il mare lì? Abbiamo il mare lì? Io uso la prima persona plurale perché riguarda tutti noi, non solo chi. A cosa è servita questa ricerca e cosa può portare? È servita a recuperare, a far partecipare le persone, a creare appunto l'analisi di come è la situazione e a dare gli strumenti alla comunità perché possa costruire un futuro insieme. Quindi è servita a far sì che le persone potessero prendere parola, raccontando la loro storia e partecipando a tutta la ricerca, a riappropriarsi appunto della propria storia, ma anche a sviluppare insieme uno sguardo al futuro per dare nuova vita al territorio. Questo è un territorio, come diceva prima il Vescovo, nel quale è stato tradito il bene comune. E voi avete il diritto, noi abbiamo il diritto in queste situazioni di agire insieme per far sì che il bene comune sia nuovamente tutelato, l'ambiente e la salute di tutti quanti. Per questo è in via di costruzione in questa città una casa della salute e dell'ambiente, dove tutti i cittadini e le cittadine sono chiamate a dare il loro contributo, a diffondere informazioni, a costruire consapevolezza, a costruire reti con altre realtà della Puglia, penso a Taranto, penso a Brindisi, che ancora oggi subiscono offese violentissime alla salute e all'ambiente
per far sì che appunto tutti possano contribuire a un nuovo futuro per questa città.